Gli enti calabresi sono gestiti male, la regione non ha casse e rischia di bloccare tutti i pagamenti. Ho fatto una denuncia chiara e netta anche sulle spese pazze fatte dall'amministrazione provinciale di Catanzaro negli anni scorsi, vedi Vicenda, Crisea e Settembre al Parco. E quanto affermato ai microfoni di RTC il sindaco e presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo. La stessa provincia in questi ultimi anni, ha detto Abramo, non ha mai fatto una gara per i tributi. In Calabria, ha concluso Abramo, riscontro da tempo una gestione totalmente pazza degli enti pubblici. Da questo momento denuncerò tutto. Problema economico e finanziario che ha la Regione Calabria in questo momento, perché non ha cassa e rischia di bloccare tutti i pagamenti. E quindi la mia è una denuncia di chi vuole dire chiaramente che gli enti sono gestiti male. Io ho fatto una denuncia chiara e netta anche sulla vicenda della provincia, perché dicevo. Parlava di Crisea, Belcastro e anche di Settembre al Parco. Settembre al Parco, che è costato 350.000 euro, le spese pazze che si sono fatte nella provincia, ma soprattutto non abbiamo recuperato tributi per tutti questi anni, non è stata mai fatta una gara per i tributi, non abbiamo previsto di incassare circa 7 milioni di euro, abbiamo visto che anche dove ci sono impianti eolici dovrebbero pagare, invece non abbiamo fatto mai pagare la tassa, dove ci sono i distributori di benzina bisogna far pagare una tassa e non abbiamo mai chiesto questa tassa ai distributori. È una gestione veramente pazza di come vengono gestiti gli enti pubblici.